Ricca di ospiti e di temi da trattare, ospiti importantissimi che ci presenta Elisa. Buonasera e benvenuti. Questa sera avremo come ospiti Massimo Inglina, allenatore dell'Andre 21 dell'Asti. Buonasera. Buonasera. Alessandro Patias, giocatore in prima squadra dell'Asti. Buonasera. Franco Palma, allenatore dello Sportiamo. Buonasera. Nicola Caprio, allenatore dell'under 21 del top 5. Buonasera. Luca Eboli, allenatore dei Bassotti. Buonasera. E Massimo Zaglio, allenatore del Real Frassati. Buonasera a tutti. Perfetto. Partiamo con un argomento molto attuale. Stamattina si sono conclusi i mondiali di calcio a 5. L'Italia è arrivata terza, ha vinto 3-0 contro la Colombia. Abbiamo qui tra i nostri ospiti eh, un azzurro mancato di questo mondiale tanta sfortuna per Alessandro Patias tanto la mia buonasera e intanto come stai? <ride> piano piano meglio no? dopo quello che è successo io come ho detto ai ragazzi quando sono andato insieme a loro che poteva capitare a chiunque nella nostra vita, in quello che facciamo e purtroppo è capitata a me stavolta un momento molto importante io adesso piano piano sto meglio, recuperando Ancora sto facendo gli allenamenti a parte e spero di recuperare più presto per tornare in campo. Ecco, non è cambiato comunque il, il fattore orange all'interno della Nazionale perché al tuo posto è stato chiamato comunque un tuo compagno di squadra. Al mio posto è andato Fortino che ha fatto molto bene, mi fa piacere per lui, speravamo di andare tutti quanti, poi alla fine all'ultimo lui è stato escluso dalla lista, però poi il destino voluto così, lui è andato al posto mio e ha fatto molto bene insieme a tutti gli altri. Ecco, tu hai sentito i tuoi diciamo, pure compagni, anche se erano molto distanti, comunque hai avuto sì. modo di sentire qualcuno? Sì, io li sentivo spesso, anche perché loro erano dispiaciuti, preoccupati anche con me. E io che vi da, gli davo forza, dicevo di dare un bocca al lupo, anche chiedevo dopo le partite come stavano, e li ho sentiti spesso, ho fatto i complimenti adesso con questo terzo posto, sicuramente. Non è il colore della medaglia che volevano loro, che volevamo noi, però alla fine secondo me è un grandissimo risultato dell'Italia in questo mondiale. Ecco, ma si poteva fare di più secondo te? Si può, si può sempre fare di più, no? purtroppo c'è la Spagna nel cammino, gli spagnoli da tempo sono i migliori, saranno i migliori o se no insieme al Brasile i più forti al mondo, siamo secondo me ancora un gradino sotto però speriamo sempre di fare di più no? adesso continueremo per queste strade che secondo me è quella giusta per cercare un giorno di vincerli. oggi hai visto la finale ho sì, visto sì. tanto il terzo o quarto posto che ha vinto la nostra cioè. Italia come la finale che è stata una gara bellissima alla, fin, alla fine ha vinto il Brasile però una partita decisa nei dettagli no? Che quello certo. che sbagliava di meno vinceva alla fine è riuscito a vincere il Brasile una bellissima partita Massimo, tu non l'hai potuta vedere invece la finalissima no. oggi perché eri impegnato in un'altra partita, sì. eh, non hai rivisto azioni? No, non sono riuscito a vedere nulla oggi. Ma ti aspettavi l'affermazione del Brasile, o eri più propenso a pensare che la Spagna fosse favorita? Ma erano due, sono due squadre che, come ha detto Ale, sono due squadre che rispetto a noi hanno ancora magari qualcosina in più. E secondo me, è una partita che come poi si è risolta. Da, da episodi, no? Quindi da, da una giocata particolare, da un episodio. Poteva vincere uno, poteva vincere l'altro. Franco Palma, hai seguito questi mondiali? C'è una squadra che ti ha sorpreso particolarmente? Sì, la Colombia. La Colombia sì. non aveva i favori del pronostico, è arrivato comunque eh, in semifinale, si è giocato al terzo o quarto posto, ha giocato un bel mondiale, presumo erano molto contenti. Hanno fatto la partita con l'Ucraina, hanno giocato molto bene, hanno meritato di andare in semifinale, eh, poi chiaramente in semifinale hanno incontrato il Brasile che con la Spagna, come diceva giustamente prima Mattias, sono ancora un gradino sopra di noi, però penso che piano piano ci, ci possiamo arrivare. La squadra delusione invece, secondo te, ce n'è una in particolare? Ma io pensavo che l'Ucraina fosse più forte. Sinceramente, invece l'ho vista contro la Colombia, eh, non l'ha mai messo in difficoltà i colombiani. Ma, il risultato è stato 3-1, però diciamo che la vittoria è stata netta dei colombiani, nel senso che l'Ucraina non è mai riuscita a metterli in difficoltà. Capito. Nicola, l'allenatore di questa nazionale tu lo conosci abbastanza. abbastanza bene direi. Cosa ci puoi dire di lui? Ma, eh, ci sono pareri contrastanti su Roberto Minichelli, a me piace mm. tantissimo, mm. perché comunque quando arrivi a quel livello, eh, curi i dettagli in una maniera veramente maniacale. Mm. E, e quindi io sono convinto del fatto che comunque abbia poi preso l'eredità di Nuccorini mm. eh, portando comunque avanti una politica... Di, di ringiovanimento scusami, della nazionale e una politica poi anche, non me ne voglia Alessandro, di italiani al 100%, quindi eh, che non è sbagliato, è giusto comunque che ci siano anche persone come lui eh, certo. che hanno una classe immensa e poterne usufruire nella nazionale ne vale proprio la pena. Chiedo a Zaglio, sei d'accordo sull'utilizzo degli oriundi nazionale, tu? In assoluto sì, se portano grossa qualità. Eh, nel nostro caso direi che di qualità ne portano più che ti ha convinto sufficiente. le convocazioni di Menichelli? Eh, sì, non mi ha convinto la convocazione di qualche italiano, se devo dire la verità. Ah, ecco. e, mh, però su cui forse. Però, però la nazionale direi che ha fatto ampiamente il suo, cioè ha fatto una ottima figura. Forse abbia sbagliato un po' la partita con la Spagna. Forse. Però la qualità degli avversari, che comunque arrivavano da 118 partite senza sconfitte, insomma, direi che qualcosa vuol dire se uno non perde per 118 partite. Quindi direi che. Chiaro. Luca Eboli, mi interpello anche te per parlarti proprio di eh, della partita dove l'Italia è stata eliminata contro la Spagna. L'hai vista, l'hai seguita? Sì. Sì. Secondo te si poteva fare qualcosa di più in quella partita lì? Ma io penso che il primo tempo se la siano ancora giocata, poi eh, secondo me la Spagna ha qualcosa in più di noi. Penso mm. che la finale di oggi sia la finale più giusta in, quel, in questo mm. momento. Giusto che vincesse il Brasile? Ma poteva capitare anche per, per gli spagnoli, ma alla fine credo di sì, alla fine l'hanno voluto di più i brasiliani e, e alla fine uomo contro uomo secondo me hanno ancora qualcosa in più e poi soprattutto hanno quel giocatore fantastico che a 35 anni Falcao è ancora fenomenale. E come riusciamo a trovare, lo chiedo a tutti gli ospiti, un giocatore che vi ha stupito senza dire Falcao? Vi offro una pizza, se riusciamo. Eh, guarda, io ho sentito, seguendo tutte le partite, eh, hanno fatto il nome, c'era un nome di un giocatore italiano sempre sulla bocca di tutti, no? mm. che per fortuna gioca da noi. Mm. Io credo che Gabriel in questo campionato sia cresciuto ancora di più di, di quello mm. che tutti conoscevano. Secondo me, ha fatto un grandissimo mondiale. Noi lo conosciamo, forse per, per noi poteva essere anche un qualcosa di normale, però è, è un 87 lì. Quindi. Uh, secondo me ha fatto un, un signor mondiale, Parlando, eh. per restare in casa nostra. Eh. E ha ancora dei margini. E secondo me ha ancora dei margini non indifferenti. Alessandro, cosa ci puoi dire di casa? trovare un, uno come Falcone secondo me è duro, è, sono pochi. Lui, io dire, dicevo quando stavano, stavano, stavamo venendo qui in trasmissione che lui a parte cioè, è un grande, è uno dei più forti, però poi è illuminato proprio nei momenti importanti, lui aveva avuto tanti problemi in questo Mondiale, poi alla fine non ha giocato neanche il primo tempo, oggi quando entra la palla rimane lì ai suoi piedi, lui calcia, come calcia la palla entra. Però io direi sia, sia giusto, anche perché non parlano mai dei portieri, no? Io direi Stefano Mamarella, come... perché se non fosse Mamarella secondo me non arrivavamo neanche in semifinale, anche se do dopo il secondo tempo abbiamo fatto una grandissima partita, però se non fossimo a Mariano la partita era chiusa già prima. Franco lo pensi così? Sì, a me è piaciuto tantissimo il portiere dell'Argentina, perché eh. contro il Brasile li ha tenuti in partita. Poi condivido Falcao, contro, contro l'Argentina è entrato nel secondo tempo, gli ha cambiato la partita, ha fatto un gol che era difficile stargli dietro guardandolo alla televisione, figurati sul campo. Poi con la palla si è girato, quindi di punta ha fatto rete, non l'ha proprio visto il portiere. Però fino allora il portiere dell'Argentina mi ha impressionato. Poi di Lima, oggi il telecronista sul 2-0, mancava 4-5 minuti sulla palla. Gli italiani volevano ancora attaccare, è andato palla a Lima e è tornato indietro. E giustamente il telecronista ha detto, oh, ci vorrebbero in tutte le squadre giocatori eh, che pensano con la testa, che sono degli allenatori in campo. È sintomatico questo, di questo giocatore, che io conosco da tanti anni, perché ci ho giocato anche contro il Under-21, quando sì. giocava alla Osta. Ricordi giocatore. non piacevoli, immagino sì, però vabbè, non piacevoli. Dire, però dire, comunque, giocare contro giocatori di quel livello si vedeva già in Under 21, che era um, un uomo squadra proprio in campo fa girare la palla, cioè non fa mai una cosa sbagliata. Quella è una cosa, anche nell'Asti, ho visto qualche partita quando entra proprio difficilmente fa un errore. Nicola, io condivido <coughs> l'opinione di, di Max. Cioè Gabriel, che anch'io conosco dai tempi addirittura delle juniores, è cresciuto in una maniera impressionante, veramente impressionante. E secondo me è stato uno dei trascinatori. Eh, secondo me, ripeto, opinione personale dentro e fuori dal campo. E quindi secondo me una menzione speciale, va per lui, proprio perché comunque come diceva Max, ha una una possibilità di crescita enorme e poi ti dico sinceramente volevo segnalare che probabilmente magari sono, sono strano io un giocatore del Giappone mm. non mi ricordo mai si chiama Miura eh, che giocava anche nel Genoa e ah. io l'ho visto ho visto un paio di partite del Giappone non so quanti anni abbia mi sembra 40 anni una cosa del genere ma corre come un dannato è una cosa impressionante quanto corre a 40 anni e eh, boh niente, questa è la mia segnalazione. <ride> Segnaliamo. Sì. Prendiamo nota, Luca Eboli sul giocatore. Che. appunto oltre a Falcao, sì, che è un po' questa. Se possiamo dire un nome A me è piaciuto dai. anche quello che ha fatto il gol decisivo. Mm, Netto. Bravissimo, ha un tiro incredibile. E poi ho visto che, che gioca parecchio. Chiudiamo il giro con Zaglio. Per me aveva impressionato molto soprattutto la partita contro Cardinio, che però non era la prima partita che faceva a quel livello insomma, in questi mondiali. Anche lui, un, un giocatore non proprio giovanissimo, però con tanta qualità, tanta. forse monopiede, ma tanta qualità. Chiedo ad Alessandro eh, il vostro rapporto con, eh, cioè, nel gruppo, voi, giocatori italo-brasiliani, con gli italiani. Come vi trovate? C'è mai stato qualche problema, qualche chiarimento da trovare? No, il rapporto è come dentro una squadra, no? I piccoli problemi sono sempre da tutte cioè. le parti, però non possiamo dire niente, perché anche i ragazzi italiani, nati in Italia, hanno ricevuto sempre molto bene. Il gruppo oggi possiamo dire che c'è un vero gruppo lì dentro e per quello stanno facendo bene, stiamo facendo bene e quindi non trattano con nessuna differenza. E quella è la cosa più importante. Anche per noi è importante sentirsi bene, sentirsi tranquilli lì dentro. Certo. Quindi ringraziamo sempre i ragazzi che ci trattano alla grande, Anche come uno di loro, come uno di loro. Sì. Se siete lì evidentemente per dare comunque una mano, e perché certo, evidentemente il calcio 5 italiano non molto, è all'altezza, in questo momento. Sì, sì, è un discorso molto è lungo questo, no? Tutti quanti parlano, alla fine io dico soltanto che quelli che sono lì nazionali. Sono da 7, 8, 10 anni in Italia. E se andiamo lì, se facciamo quello è perché ci vogliamo. Cioè quello che facciamo lì dentro abbiamo visto tutti adesso che piangevano, secondo me diamo sempre tutto, e quindi alla fine vogliamo essere anche rispettati. E quello non possiamo dire niente, perché tanto i ragazzi che sono lì nazionali, tanto quelli fuori stanno sempre rispettando e non, non dicono mai niente. Quindi esatto. siamo uno. Per noi siamo come se fosse. Non Anche se c'è tanta gente che parla di questa differenza, per noi è come se avevamo nato in Italia. Benissimo Massimo, quanto orgogliosa Asti di questo terzo posto mondiale? Vabbè, consideriamo che è avvenuto questa mattina, ma immagino tantissimo. Immagino che la dirigenza dalla, dal presidente, in giù, siano molto orgogliosi uh, noi. <coughs> Come so che siamo sono, sono stati molto dispiaciuti del fatto che Ale è, è dovuto tornare a casa, perché in effetti alla, alla prima chiamata si pensava che tutti, tutti quanti fossero nel, nel, nei, 12, no? nei 14. Scusa. E comunque ci riempie di orgoglio, perché ripeto, abbiamo visto tutti i ragazzi che giocano con noi quest'anno comportarsi bene. Eh, anche Vampeta ha fatto un buon mondiale, Fortino ha fatto un buon mondiale. Eh, non dimentichiamoci che anche Hernan Garcias nell'Argentina ha fatto certo. un buon mondiale. Quindi siamo, siamo molto fieri e orgogliosi di, di avere stata fatta ragazzi. di strada da, da quando l'Astria è iniziato, magari in Serie D. Io poi devo dire che questi ragazzi sono. Eh, chiamarli Italo eh, a me non piace perché sono dei ragazzi che no, sono, okay. sono, come, sono italiani Cioè, a tutti gli effetti. Purtroppo, però, è una. No, nel senso che è giusto che dobbiamo parlarne ecco. anche per me, Alessandro è italianissimo, però. però eh, tu purtroppo, tu... La, la questione Oriundi no, c'è certo. sempre, c'è anche nel calcio 11. Però, viverla lì ad Asti io un pochettino l'ho vissuta, non c'è nessuna differenza. Si, si, si vive specialmente quest'anno, credo che sia veramente un gruppo, oso, oso, una famiglia. Penso che loro si, si trovino benissimo, tra l'altro, tra di loro. No? Quindi... Parlando ancora un attimo di nazionale, eh, abbiamo parlato di Spagna e Brasile imbattibili per le comuni mortali. Cosa, de, cosa può fare l'Italia per cercare di. Non dico colmare il gap, ma almeno avvicinarsi a queste squadre di, di extraterrestri. Io dico che il lavoro è la base di tutto. Secondo me la Spagna ha il campionato insieme al Brasile più forte da tanti anni. No? Quindi non è, che, non è da ieri, non è dall'altro anno che i risultati per loro stanno... No, è da molto tempo che stanno facendo bene. Secondo me stiamo migliorando molto, campionato, discorso di campionato. Dobbiamo seguire per questa strada. Adesso sono tanti giocatori giovani, hanno giocato il primo mondiale. Soltanto Marcio e Sad, se mi ricordo bene, che avevano fatto il Mondiale del Brasile. Mm -hmm. E poi, come dicevo l'altro giorno, per vincere contro di loro adesso deve fare una grandissima partita e gli episodi devono essere al tuo favore. Purtroppo, certo. questa volta abbiamo giocato anche bene: il primo tempo di più che il secondo, e poi gli episodi sono stati a favore della Spagna con quell'alto gol, gol all'inizio, come l'anno scorso quando abbiamo giocato il Campionato d'Europa: <ride> abbiamo perso 1-0 con un episodio e le partite si decidono così. Mi rivolgo a questa parte di pubblico. Si può colmare un pochino almeno il gap che ci divide con le super nazionali di Spagna e Brasile? Mi associo a quello che ha detto Alessandro. Niente. Gli episodi devono essere sicuramente a favore, ma sicuramente non devi sbagliare nulla a livello di concentrazione mentale, perché comunque giochi contro delle squadre come Spagna e Brasile eh, che ti puniscono subito. Zaglio. Secondo, te, secondo me tu hai un'opinione particolare di Italia e Spagna? No, non è su Italia e Spagna. Per me il concetto è un pochino più generale, il concetto è che credo che il movimento debba ancora crescere tanto. C'è ancora troppo pochi praticanti rispetto a quello che capita in Spagna e soprattutto in Brasile, dove il praticanti numero di praticanti e ti, ti riferisci a alla che... federale? <ride> Sì, intendo dire che ancora i campionati giovanili non coprono tutte le categorie, c'è ancora, ancora tanto da fare secondo me. Eh, siamo un, una nazione giovane da questo punto di vista rispetto a forse quello che può essere Spagna o, o soprattutto ripeto Brasile, dove è evidente che è, hanno lavorato tanto, hanno una storia diversa. Non... Ma un esempio, un qualcosa che suggeriresti tu alla federazione per fare un passo in avanti? Sinceramente, non, 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 non avrei un. Io cercherei, cercherei assolutamente di, eh, di, di aumentare tantissimo la parte del settore giovanile. Cioè, bisogna, bisogna aumentare il numero di praticanti in qualunque modo, eh, dare più spazio, visibilità. Chiaro che avessimo vinto il mondiale eh, sarebbe stato più semplice anche dare più visibilità, come capita in tutti gli sport. L'abbiamo visto nella pallavolo tantissimi anni fa, quando la pallavolo alla fin fine non era. Aveva tantissima visibilità, poi una, due, tre, quattro bei risultati. E qui è la stessa cosa, comunque, su sport che ancora non godono di un palcoscenico di livello, l'unico modo è fare risultati. Un terzo posto è un buon, buon, buon risultato, ma non è ottimo. Però io ho notato, penso di non essere stato l'unico, che comunque c'è stato un seguito importante per questa nazionale. Assolutamente eh, Facebook, sì. Facebook, Twitter, no, no, eh, certo. le dirette eh, televisive, insomma. Sì, però, però parliamo di giornali nazionali. Parliamo di, io ho visto dei sottopancia perché credo che si chiamino così. Di Sport Italia mm. Sky. Non credo che ne abbia quasi parlato. Eh, Beh, noi ne parliamo noi, tanto. Eh. Fra di noi ne parliamo tanto. Noi, noi ci parliamo tantissimi, <ride> parliamo ore e ore e ore noi di queste cose. Temo che ne parlino ancora troppo pochi. Nicola? Io avevo una segnalazione da farti perché, comunque, un anno e mezzo fa, quando siamo andati a Padova per le Fagnolette, c'è stato il clinic di aggiornamento ed erano stati invitati i Menichelli e eh, Texera si chiama, il selezionatore della nazionale brasiliana, Riccardo Texera. Mi sembra. Ha detto, e questa signora qua ha detto: Io potrei parlarvi di tutto quello che volete, tattica, tecnica, pressing, ma voi per crescere dovete fare solo una cosa. Dovete fare come in Spagna e come in Brasile non dovete essere sotto la stessa eh, cappella. Il calcio 5 deve essere separato dal calcio 11. Non so se mi ricordo male, hanno applaudito delle persone. Eh. applausi però ora non le facciamo. No, no, no assolutamente. Però, però eh, ha, in, ha introdotto suo, la sua argomentazione con questo. E poi, se vogliamo tornare sul discorso Spagna-Brasile, ricordiamoci che le società di calcio a 11, praticamente tutte in Spagna e Brasile, hanno il settore di calcio a 5, forse qualcuno l'aveva già detto sì. in questa trasmissione se non ricordo male, dove fino ai 10, 12, 15 anni, magari 15 anni è già esagerato, fanno giocare a calcio a 5 i propri ragazzi e poi li fanno scegliere se vogliono continuare a giocare a 11 trasportando quello che hanno imparato del calcio a 5, quindi la tecnica di base. Oppure se vogliono continuare a calcio a 5, ma tutte le squadre, le maggiori poi non ne, ne parliamo, ma tutte le società hanno il settore del calcio a 5, cosa che qui in Italia non esiste. Perché continuiamo purtroppo comunque con la leggenda, un immaginario collettivo delle società di calcio a 11 che il calcio a 5 porta via delle persone. Basta, non voglio scatenare nessuna polemica, ma penso no, che sia no, la realtà dei fatti. Ne prendiamo atto. Adesso ci prendiamo una piccola pausa. A tra poco pubblicità. Rieccoci di nuovo in studio, abbiamo due nuovi ospiti per questo blocco. Elisa, c'hai i presenti? Sì, abbiamo Andrea Caria. Buongiorno. E Luca Braga. Buonasera. Figlio d'arte. Cosa? Figlio d'arte. tuo papà è un giocatore che ah, sì, eh, uh -huh. abbiamo avuto ospite qui. Queste qual... fa, no? Sì. Lo sì. ricordiamo, Riccardo, eh, giocatore del Castellamonte. Prima però di parlare di Under 21, eh, parliamo ancora un attimo di. Calcio di livello nazionale. Eh, sabato ricomincia la Serie A. Eh, nel weekend, tra l'altro, riprenderà anche la 2 la Serie B. Eh, L'Asti, subito, a una grande prova del 9, in casa contro il Montesilvano. Una partita molto importante: il Montesilvano che fino adesso non ha mai perso. Sicuramente noi abbiamo perso un po' con questo campionato del mondo perché avevamo tanti giocatori che partecipavano, le altre squadre sicuramente stavano la lavorando meglio secondo me, anche se il Monte Silvano ha avuto tanti giocatori, una partita molto importante, molto bella, saremo in diretta sulla RAI se mi ricordo bene, e io non so se ce la farò, però speriamo bene che possiamo fare una grande partita e un altro risultato positivo. Ecco, un altro grande appuntamento per l'Asti sabato. Max. Beh sì, eh, giochiamo prima contro seconda. Eh... Tra l'altro se riusciamo a vedere la classifica chiedo aiuto da regia, se non riusciamo non importa. Quindi sì, una grandissima partita, eh, ragioneale. Il... Comunque loro anche avevano due o tre giocatori in, in nazionale argentina. Ecco, ma quanto può incidere questo, questa cosa? No, no, penso che i ragazzi adesso devono tornare, devono, dovranno ricaricare le batterie, dovranno rientrare un pochettino nella mentalità del campionato. Hanno comunque fatto un mondiale, quindi, che è finito questa mattina. Martedì certo. credo che saranno qua e quindi dovranno, dovranno ributtarsi nella realtà astigiana. Eh, però sono, sono dei ragazzi seri e professionisti, quindi credo che non, questo pesi... Veramente poco, anche perché si è chiusa un'avventura un con quella del Mondiale, però c'è l'avventura del campionato e quindi credo che sia noi che loro sa saremo sabato alle 8:30 e mezza sarà sarà guerrita, sarà una bella partita. Anche perché le aspettative Alessandro sono alte su questo asti. Dopo il mercato estivo, eh, cioè si aspetta un grande risultato quest'anno e infatti col Monte Silvano sabato è un testa a testa. Sicuramente, abbiamo fatto già bene l'anno scorso, poi quest'anno con i giocatori che hanno preso abbiamo una grandissima squadra, un grande gruppo e sappiamo anche noi anche la classifica. Se il campionato è molto lungo, ancora è presto per dire qualcosa, abbiamo tutte le carte e tutte le possibilità per far molto bene. Perfetto. Nicola, secondo te dove può arrivare questo Asti quest'anno? Beh, dopo le tue parole del rinforzo del mercato estivo, secondo me può ambire ovviamente a migliorare sicuramente il risultato dell'anno dell scorso. Quindi non diciamo niente. La parola scudetto non si può dire. Assolutamente no. no. Zaglio, sei d'accordo? Bandita quella parola, sempre bandita. La scramanzia prima di tutto. Però comunque qualità ne hanno finché vogliono, quindi direi che possono certamente migliorare un, già un'ottima prestazione come quella che hanno ottenuto lo scorso anno. Comunque ricordiamo, vincitori anche di una Coppa Italia, quindi Beh, certo. insomma non diciamo che è stata una, direi non un'annata fallimentare la scorsa. Ecco. Va bene, allora non chiedo neanche, Scudetto dico solo io, eh, adesso possiamo chiudere questa parentesi e andiamo a vedere invece cosa è successo questa mattina eh, in Under 21 tra Asti e Top 5. Amici sportivi di Spazio 5, siamo qui con Giacomo Cantone, giocatore dell'Asti Under 21, 11-2 stamattina contro il top 5. Sì, è stata una partita che all'inizio diciamo, abbiamo preso un po' sotto gamma, però poi con le giuste indicazioni del Mister abbiamo recuperato, perché siamo partiti abbastanza lenti il primo tempo, poi abbiamo accelerato diciamo, il gioco e quindi questo ci ha portato al risultato finale di 11-2. Ecco, ci sono alcuni elementi ancora giovani e devono ancora crescere, avete ancora margine quindi? Sì, sono Lucas, Caria e io che siamo i più piccoli, 95-95-94, eh, siamo stati inseriti in questa rosa, Andrea 21, eh, fino adesso sembra andare bene, speriamo che continui così. Ecco in classifica siete a punteggio pieno, potete continuare così? <ride> È doma eh, bella domanda, c'è Carmagnò, cioè abbiamo adesso Oste in casa, poi Coppa Ospedaletti e Carmagnola, sono tre partite che sono proprio toste, quindi bisogna giocare sempre bene, sempre bene, non bisogna sbagliare. Simone Pistillo, giocatore del top 5, un 11-2 a che fa male, eh, pesa abbastanza il risultato, eh, secondo me non meritato perché abbiamo espresso anche del buon gioco, ci manca... Ci manca un po' di continuità, ci mancano i giocatori, quest'anno siamo stati molto condizionati infortuni. Comunque la buona stagione della scorsa, la scorsa stagione è stata molto positiva e quest'anno ripetersi non sarà facile. Il campionato è corto ed è molto difficile. Ecco, Forse rimpianti però dovete averne su altre partite non su questa. Sì, altre partite che si potevano portare i tre punti a casa più facilmente. Siamo stati ingenui, giovani, perché praticamente l'attacco è tutto nuovo, tutti i juniores però possono far bene, possono crescere, quindi un ringraziamento anche a Franco e alla società che ci dà tutti gli anni l'opportunità di, di esprimerci a livello regionale e non solo. Ecco, siete ancora fermi a quota zero punti, come si riparte dopo quest'altra sconfitta? Eh, si riparte con gli allenamenti, l'importante... Essere uniti in un momento difficile e comunque con la determinazione e con la voglia sicuramente il risultato arriverà. Massimo, una vittoria larghissima questa mattina, te l'aspettavi? Ma, eh, allora, Promesso che quest'anno affrontiamo tutte le partite come se fossero delle finali. Eh, questo è quello che dice Hernan, Patanea i ragazzi da quando abbiamo iniziato a settembre. Ogni partita è una finale, soprattutto deve essere una finale per l'atteggiamento che dobbiamo avere in campo. Il risultato per noi non voglio essere falsa modesta, però non, non è che ci conta l'11, il 10 o l'8. Noi dobbiamo andare in campo e crescere. Eh, e per crescere. O per farlo devi comunque affrontare tutte le partite con l'atteggiamento giusto. E... I ragazzi sono giovani perché quest'anno a parte i 2,95 e il 94 che erano in campo oggi, ci sono dei 93, ci sono dei 92 che comunque sono anche al primo anno di questo anno di questa realtà e quindi dobbiamo mettere mattone dopo mattone per, 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 per crescere. Ai livelli che abbiamo raggiunto gli anni passati, eh, sia l'anno scorso che due anni fa, oggi non siamo ancora a quel livello eh, perché ci, manca ancora, ci mancano ancora tante, tante cose che, che stiamo mettendo durante la settimana, eh, allenamento dopo allenamento. Siamo, ancora, siamo una buona squadra, siamo una bella squadra. Eh, però logic logicamente un pochettino di esperienza, un pochettino di, eh, di concentrazione in più tutte le partite, perché ogni tanto essendo giovani diciamo che ce lo dimentichiamo, mi metto anch'io tra i giovani ce lo dimentichiamo. Voglio interpellare Andrea, eh, tu sei la seconda esperienza se non sbaglio, secondo anno di, di calcio a 5, arrivi dal, dal calcio a 11. Eh, come ti stai trovando ad Asti? Penso che la società mi stia aiutando molto, mi, mi trovo molto bene in questo sport. E già dall'anno scorso, a metà anno, ho iniziato a fare Anda 21 con Anna Patanè che mi sta aiutando veramente tanto. Quest'anno faccio solo Anda 21 e sto iniziando anche già qualche allenamento prima squadra che anche lì mi sta aiutando molto e penso di continuare a fare questo sport. Ecco, per cosa lo preferisci, lo hai preferito e ora continui a preferirlo al calcio a 11? Perché si usa molta tecnica mm. e io penso di, di essere giusto per questo sport. E quanto si impara allenandosi con, al fianco di giocatori come quello che è di fianco? Molto. Soprattutto <ride> gente come Ale, Gabriel giocatori della nazionale che ti aiutano molto e questo mi fa anche molto piacere perché sono soddisfazioni. E poi c'è chi come lui invece il calcio 5 ce l'ha in famiglia, <ride> nel DNA e quindi le cose vengono anche più facili. Si parla un gran bene di te, del tuo futuro. Ma vorrei ringraziare chi, chi parla bene di me. No? <ride> eh, volevo solo dire che io da tre anni che gioco a calcio, a calcetto. Prima giocavo a calcio. Eh, sono venuto presso in Italia, con, 11, con 12 anni, ero già qui perché mio padre è venuto per giocare nell'Augusta, mm. in Serie A io sono venuto insieme a lui e dopo tre anni insieme a lui io ho cominciato a fare la mia strada, no? primo anno nell'Aosta, poi il secondo anno nel Putignano, già cioè in Serie A2 prima squadra adesso sono qui, nell'Assander 21. Alessandro, eh, tu li guardi, li segui, ogni tanto... Vi, allena, vi incrociate anche negli allenamenti, intravedi in qualcuno di loro, senza fare nomi, se no qualcuno poi si offende, eh, intravedi delle possibilità importanti in qualcuno dei vostri under 21? Sì, loro oggi nell'under 21 stanno facendo un lavoro molto importante, i ragazzi stanno facendo il campionato, anche l'anno scorso hanno fatto molto bene, Lucas è nuovo, adesso è appena arrivato, comunque secondo me c'è un grandissimo lavoro e sì che ci sono dei ragazzi che già si allenano insieme a noi come loro anche gli altri che hanno tante condizioni, se vogliono loro, se cercheranno sempre di migliorare, imparare, sicuramente potranno seguire a fare questi sport. Nicola, <ride> purtroppo mi tocca parlare anche con te della partita. Beh, è giusto. È, è un passivo un po' pesante, però come dicevamo anche con Pistillo, forse erano altre le partite dove potevate fare un po' meglio. Sì, assolutamente. Quest'anno è un anno di transizione. E ti ripeto, quando vai a giocare comunque con un gruppo consolidato dell'anno scorso, poi provi a inserire dei 94 e dei 95, perché è programmato a livello societario di far crescere questi ragazzi già prima di trovarsi poi di fronte, anagraficamente parlando, alla loro categoria, è difficile. Ovvio che ci sono degli aspetti che negativi, non legati all'amalgama, al gruppo, perché il top five, tu lo sai, è una grande famiglia e ci si trova tutti molto bene. E gli aspetti sono legati alla mancanza di concentrazione, quella concentrazione che dicevamo prima, no? Dove ad alti livelli nei campionati del mondo sbagli per un secondo. Certo. E sei, sei franca. La finale mondiale? Eh, qui qui c'è proprio l'apoteosi della, della concentrazione. Eh, qui mancano minuti di concentrazione sporadicamente a sprazzi. A me fa piacere, sinceramente, perché io ho un grosso rispetto per, per l'Asti e per Max, soprattutto. Fa piacere che prima fuori dagli, dagli studi Max mi abbia salutato e mi abbia detto: come fatta ad avere zero punti? E io gli ho chiesto: spiegamelo tu. Perché gli ho risposto, spiegamelo tu, perché effettivamente è così? Eh, poi come dice giustamente lui, il risultato conta poco, cioè nel senso fa morale negativo nei confronti dei ragazzi. Certo. Però la cosa importante è quella di continuare la programmazione, ma cercando di mantenere il gruppo, perché adesso è una situazione veramente difficile mm. a livello mentale. Infatti questo ti volevo chiedere, quello zero nella casella dei punti rende difficoltosa la gestione, comunque è vero eh, che i ragazzi sono molto uniti, sono molto amici, però no, mm. ti dico sinceramente no. Mm. Proprio perché comunque noi poniamo con particolare attenzione su questi aspetti, prioritariamente le condizioni dei ragazzi. Cioè cerchiamo comunque di agevolarli. Allora, c'è la partita, c'è. Eh, il rimprovero, il rimbrotto, eh, l'urlata da parte del mister per spronarli, finisce la partita. Si cerca comunque di cancellare, non, scusami, forse il termine è sbagliato, mm. ma di non dare troppo peso proprio perché sono dei ragazzi e devono, non devono portarsi dietro questo peso, magari questo senso di frustrazione. Perché proprio perché sono delle persone giovani, devono ancora maturare, devono ancora crescere, il loro problema più grosso è che se lo portano avanti nel tempo, invece le persone più adulte magari riescono a soppesare meglio. Eh, C'è sempre l'impegno, durante gli allenamenti. Eh, è ovvio, ripeto, quest'anno è un anno difficile, è un anno di transizione, devono avere pazienza. Glielo diciamo tutte le volte, anche perché poi comunque, anche quando finisce una partita del genere, vedo, perdonatemi, magari potrà sembrare un termine sbagliato, sorridere e scherzare i miei ragazzi. Massimo eh, forse loro sentivano troppo questa partita, almeno l'impressione che ho avuto io questa mattina al Palatucci. Voi inizialmente forse l'avete un po' sottovalutata. Allora, innanzitutto faccio gli auguri a Nick di, di togliere questo zero dalla, da, da, dalla classifica perché non se lo merita. Non so se lo sentissero la Noi non siamo andati in campo sottovalutando E guardando la classifica Ripeto eh, Da settembre ma anche dall'anno scorso Hernan quest'anno Ogni partita è una finale Non ci può essere davanti la prima della classe La seconda o l'ultima Noi la dobbiamo affrontare sempre Alla stessa maniera Questo perché abbiamo ripeto Tanti ragazzi nuovi, giovani che l'anno scorso facevano i juniores, quest'anno sono con noi, devono capire un pochettino qual è, il, qual è il nostro, la nostra politica. Noi durante la settimana gli errori li, li, ce ne dimentichiamo a fine partita, però durante la settimana, durante gli allenamenti, loro lo sanno benissimo, che chi ha fatto l'errore, chi ha commesso... Ha allungato la gamba quando non deve, chi ha fatto un passaggio sbagliato viene ripreso. E si discute insieme, si parla, perché sono poi i dettagli che fanno crescere i ragazzi. No? Certo. Eh, e loro, noi, noi durante la settimana, cerchiamo di, 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 di correggere queste cose. Sottovalutare, secondo me, oggi no, perché guai a loro se sottovalutano un avversario. Siamo entrati, in campo, eh? siamo entrati in campo, forse c'è anche da dire che loro nel, nel, nei primi dieci minuti hanno difeso in, in cinque, in dieci metri. Quindi chi fa questo sport sa che non è semplicissimo trovare, trovare il, il pertugio giusto per, per, per fare la giocata o per, per realizzare, a meno che non hai, tu non hai una deviazione, un tiro, un rimpallo, eccetera. Poi logicamente, a forza di far girare la palla, a forza di giocare, si sono anche stancati loro e chiaramente trovi, trovi più, più spazio. Qualche palla inattiva giocata in maniera decente, quindi finalmente. C'era come osservatore Massimo Zaglio la partita stamattina. Eh, ti ho anche sentito parlare di questo Asti che, secondo te, rispetto all'anno scorso, non è la stessa cosa? Loro ci hanno abituato troppo bene, il problema è sempre quello. Lo scorso anno avevano una squadra schiaccia sassi sotto tutti i punti di vista, qualità, aggressività, tecnica, eh, lo scorso anno erano prima in realtà, so, ho detto parlavo dello scorso anno, ma in realtà è due anni che lavorano in una maniera incredibile secondo me lui Hernan, e Hernan, ho avuto la fortuna di poter partecipare a qualche loro allenamento e vedere anche come lavorano in allenamento ed è uno spettacolo vederli già in allenamento, perché, perché sono i ragazzi sono costretti a lavorare in un certo modo, costretti a fin di bene a lavorare in un certo modo, però questo poi si vede in campo. I risultati in campo sono sempre sotto gli occhi di tutti. Questa mattina è vero, ha ragione Max, eh, loro si sono difesi molto bassi. Eh, quello che ho notato leggermente in meno rispetto allo scorso anno è quell'aggressività che avevano, quella pressione che mettevano gli avversari sempre e comunque. Eh, quest'anno nel primo tempo, cioè quest quest'anno nel primo tempo non è stato così. E ricominciato il secondo tempo in maniera completamente diversa. Non so cosa gli abbiano detto gli spogliatoi, ma credo che qualcosetta abbiano rivisto. E ho visto entrare i ragazzi con un altro piglio, comunque con, con un'altra voglia, sembrava dall'esterno. Ripeto, poi non so che cosa sia successo in quegli spogliatoi. Quindi... Il mister potrebbe mentire, chiediamo a un giocatore che cosa è successo <ride> negli spogliatoi. Il mister ha detto che dovevamo fare giocate più semplici, giocare a due tocchi. Le, provare le, le giocate che proviamo ad allenamento e, e boh, non, non ha detto di più Massimo? No, io ti dico, confermo quanto, quanto Andrea ha appena detto chiaramente, te l'ho detto, il dettaglio no? quindi il particolare noi eh, abbiamo quasi un obbligo, no? Che avendo la fortuna di avere una squadra in Serie A, abbiamo anche la sfortuna di eh, cercare di far crescere i nostri ragazzi in modo che siano pronti eh, per dare una mano alla prima squadra. Sfortuna è un eufemismo, certo. nel senso che noi dobbiamo abituare, avere, sfortuni, eh, dobbiamo abituare i nostri giovani ad avere quella mentalità. E quindi, e grazie, eh, sono due anni, questo è il terzo. Dove, dove Patanè eh, ha preso diciamo, la, la guida di questa Under 21. No? Io lavoro con lui, siamo benissimo. Dove abbiamo messo questa mentalità dove il ragazzo, dove i ragazzi devono eh, sudare, soffrire, lavorare. E quindi noi quando la domenica andiamo in campo e vediamo che quello che abbiamo provato tutta la settimana eh, non si verifica nello spogliatoio è eh, per forza. Deve, deve, deve dire qualcosa, ma soprattutto esatto. loro sanno che giocando a due tocchi veloci, eccetera, probabilmente la palla non ce la prende nessuno. Ed è così che devi, devi giocare. Perfetto. Chi gioca questo sport? Ci prendiamo una pausa? A fra poco. Rieccoci di nuovo in studio, siamo pronti a parlare adesso di campionati regionali e di Serie C1 in particolare. Non riusciremo a mandare in onda il servizio completo di Bassotti Sportiamo per un disguido tecnico, vedremo comunque le immagini in questi minuti. Parliamo della partita insieme eh, ai due allenatori e insieme a due protagonisti di questa partita. Franco Palma e Luca Eboli, che abbiamo già visto prima, ma anche Cristian Cartoscella e Fabio Viri, i due portieri delle due squadre. Nossa. Franco, una partita soffertissima. Ma una partita che nel primo tempo abbiamo interpretato nel modo giusto, non avremmo dovuto fare anche nel secondo tempo. Il primo e tempo gol... concluso sull'1-0. Sì, abbiamo privato. preso gol al 27esimo e qualche secondo, su un'azione di calcio d'angolo. Nel primo tempo le azioni pericolose da una parte e dall'altra più per i bassotti che per noi però sono state tutte, quasi tutte da fermo sia su calci di punizione o calci, calci d'angolo Tra l'altro vediamo le immagini passare in questo momento eh, Diciamo che loro sicuramente non ci hanno messo più pressione però noi abbiamo subito molto, non, non tantissime occasioni Purtroppo dopo aver preso l'1-0 nel secondo tempo siamo entrati in campo non con la stessa concentrazione che è una cosa che non riusciamo ancora a tenere per due tempi, questo mm. ci, ci penalizza molto. C'è una squadra di tutti i ragazzi nuovi, abbastanza giovani e purtroppo stiamo pagando meglio. Mm. Un, poi... po un po' troppo, perché qualche punto potremmo averlo sicuramente, però non è che questa squadra possa ambire a, quali, a chissà quali traguardi, eh, diciamo, sinceramente. E poi contro i Bassotti certi regali non si possono fare. No. Sui Bassotti, a parte che fino a un anno e mezzo fa li allenavo, c'era anche Luca Ebo in squadra, mi fa piacere che ha continuato lui, sono contentissimo, è sempre stato... Quando aveva i Bassotti, il mio secondo, diciamo, allenava l'Under 21, a parte che è molto bravo, e, ma i Bassotti è la squadra che mi ha impressionato di più. Non ho ancora incontrato la stessa, mm. però i Bassotti hanno dato proprio una dimostrazione di essere più forti. Più squadra? Sì, forse. più squadra, proprio più forti di noi, mm. nel senso che in altre partite... Eh, sì, ci hanno battuto, però ce la siamo giocata con i Bassotti proprio. non c'è stata mai partita ma, diciamo. Luca, il tuo parere su questa partita? Ma eh, diciamo è la partita che, che ci aspettavamo, perché comunque eh, loro al primo tempo sono difesi benissimo. Eh, perché comunque avevamo visto che che loro nonostante avessero zero punti avevano una, una difesa migliore di tante altre che, che avevano più punti di loro e quindi faceva capire che la fase difensiva la facevano benissimo. Sicuramente hanno difficoltà in fase offensiva perché, perché segnano poco, perché creano un po' poco, però la prima mezz'ora è stata dura. chiaramente è dura perché comunque sai trovi una squadra che si diciamo si barrica bene in difesa e quindi non puoi mai ripartire poi una volta fatto il secondo e il terzo gol loro sono, sono dovuti venire in avanti e chiaramente lì c'erano più spazi è rimasto un po' di spirito palma in questa squadra? Vabbè, eh, il mister lo conosciamo bene è stato con noi con me 5-6 anni con i ragazzi idem Certo che è rimasto, anche il suo spirito, sicuramente. Di fianco a te c'è Fabio Viri che ieri, dopo 69 giorni, <ride> è tornato in campo dopo un infortunio che lo aveva messo K.O. Hai rimandato in tribuna Diego Monaco. No, era in panchina, era. <ride> sì, beh, <coughs> no, sono contento. Ecco, sei soddisfatto di questa prestazione, comunque qualche parata l'hai dovuta fare. Sì. Sono contento, devo solo riprendere un po' il ritmo della partita, tutto quanto, però avevo una grandissima voglia di tornare, qualcuno mi ha anche un po' cazziato per il fatto che avevo troppa voglia, però sono contento. Ma ah, pensavo per il gol che ha preso alla fine. No, gran bel gol, <ride> un gran bel gol veramente. Tra l'altro si era fatto male contro di noi, si sì. è ritornato contro di noi, in amichevole. Non credi alla scaramanzia, <ride> Meno male che mi sono fatto male stavolta. Mi no, certo. ricordo che era così, no? Sennò sì, no. sì, giusto. Christian, una sofferenza stare in porta sì, Anche l'anno scorso, diciamo. Mm. Purtroppo i risultati non arrivano e prima o poi dovremmo invertire la tendenza e cominciare a vincere, fare più gol e prenderne di meno, magari. Ecco, ma è solo un problema, lo chiedo all'allenatore, è solo un problema di uomini? O il gioco che in questo momento non riesce ad essere applicato a dovere per arrivare a concludere e a trovare quei gol che mancano? Sono 12 se non sbaglio in 8 giornate. Sì. Eh, diciamo che non abbiamo proprio un pivot un... bravo mm. a mettere la palla dentro, che vede la porta. Abbiamo dei giocatori che si adattano a quel ruolo, però eh, non fortissimi. Non abbiamo un Paolo Prudente, va. Mm. o un Perino, se per fare dei nomi che comunque, bravi, bravi è gente comunque che è abituata a far gol poi i ragazzi che ci sono sono tutti molto giovani stanno cercando di applicarsi a, a giocare in una certa maniera è chiaro che i risultati sono importanti in alcune situazioni specialmente nelle prime giornate siamo stati anche un po sfortunati perché in alcune situazioni abbiamo preso col top 5 la prima giornata non meritavamo di perdere come anche ha detto Cirillo qua ha detto il top 5 eh, abbiamo preso un attraverso a portiere battuto abbiamo sbagliato un, gol, un tiro dai 10 metri con l'MF sul 2-1 nel secondo tempo abbiamo sbagliato un calcio di rigore sono cose abbastanza importanti magari fai quel gol ti cambia ti cambia certo. la partita ti cambia tutto magari no? acquisisci anche un po' di, di fiducia, quella che secondo me in alcune situazioni sabato sul 3-0 io conosco i Bassotti molto bene ho detto loro nei spogliatoi io non dovevamo andare alti, poi siamo andati alti perché i bassotti, questo lo ricordo, lo racconcerò io, speravamo che gli altri ci venissero a prendere perché proprio col gioco veloce, poi avendo un perino in più, una giocata veloce, cioè, certo. ti, ti ammazzano, infatti così è stato, anzi meno male che si sono fermati a un certo punto. <ride> Voglio interpellare Massimo Zaglio perché so che lo sportiamo una squadra che gli può piacere perché ha tanti volti nuovi e non conosciuti. Io sono andato la scorsa settimana, ero curioso di vederli, io ho avuto occasione di vederli in Coppa Italia, la prima partita contro il setup, eh, in cui avevano fatto un primo tempo incredibile, li avevano assolutamente strapazzati, di dire poco. Ecco. E, poi quando avevo scoperto il risultato finale ero rimasto abbastanza colpito dal risultato finale, devo dire la verità. Per cui la scorsa settimana avendo avuto tempo sono andato a vedere la parte con l'MF ed è stata una partita in cui il risultato, come ha detto, è stato... Eh, gli sta un po' stretto ecco due parate determinanti del portiere dell'MF alla fine a quella sul rigore ma ne ricordo anche un'altra a pochi secondi, beh, pochi minuti dalla fine bella squadra non mi sono dispiaciuti per nulla eh, hanno fatto ampiamente il loro anzi dico, secondo me hanno, hanno perso un punto ma, ma forse veramente un pizzico di concentrazione non lo so quello che è, è chiaro dal mio punto di vista è, è la mia squadra perfetta nel senso che eh, un sacco di ragazzi giovani, un sacco di ragazzi eh, con molta voglia. Io purtroppo non conosco il nome, eh, ho trovato un ragazzo che mi è piaciuto moltissimo, che era il 4. Eh, sia nella partita dell'MF ho riguardato le immagini il adesso, ma anche... Eh, sì, eh, grintosissimo, mi è piaciuto molto molto. Mm -hmm. Un altro allenatore in campo, ecco. Eh, però di, di ragazzi con sì, qualità sicuro. Me... quello che ieri ha fatto un po' arrabbiare Franco Beh, Io non ho visto la partita ieri ma si, ecco. si parlava troppo in campo. E forse forse ecco, forse, sì. No, no, non è stato per quello, non era lui. No, no, eh. l ho, l ho <ride> avuto da, no, un battibecco con lui, ma perché sapevo benissimo il calci d'angolo dei Bassotti no? Eh, no, Ho detto: non vi spostate, no, non anticipare, perché fa finta e poi la mette in mezzo. Mi sono arrabbiato perché. Te l'ho spiegato, ti ho detto di non fare questo, non lo fare. fate su un'azione stavamo prendendo gol e abbiamo avuto ma niente di particolare. Un ragazzo che ha ragione, è un, è un allenatore in campo. Dovrebbe diventare il leader di questa squadra. Speriamo che lo diventi al più presto. Certo. Quello che ci manca, Luca. Cambiamo qualcosa su questi calci d'angolo, ormai li sanno tutti. però <ride> Troviamo delle contromisure. Non so, da domani ricomincio. ricomincio. Palla al portiere. Palla al portiere. Diamo la palla anche noi al portiere, che cosa ti aspetti da questo tuo nuovo inizio di stagione? Beh, di far sempre meglio e dare il mio contributo alla squadra principalmente, visto che finora non l'ho dato, certo. a parte in qualche amichevole, poi purtroppo mi sono dovuto fermare. Beh comunque anche far parte di un gruppo a volte è fondamentale. Mi sono stati vicini tutti, dalla dirigenza ai giocatori, non vedevano l'ora che tornassi in campo, io ancora di più e certo. adesso devo dimostrare però. Il mio primo anno ai Bassotti. Ecco come vivi questo dualismo con l'altro portiere che adesso pare. Poi chiederemo anche a Luca: si in panchina per lasciare posto a te. Diego, secondo me, ha grandi potenzialità. Basta che metti la testa a posto, e, e cominci a parlare anche un attimino in campo. Lui lo sa benissimo. Mm. Eh, ho, vero, tanta tu sima, ieri ho tanta hai... stima <ride> verso di lui. E so che può crescere molto. Spero di dargli io il mio contributo e, e che possiamo fare una cosa insieme. A me piace tanto la rivalità, mettermi sempre in gioco. Cioè. Anche perché ritengo che se tu non ti metti più in gioco sei arrivato, non devi più crescere. Invece, se ti metti sempre in competizione con qualcun altro, vuol dire che hai ancora fame di migliorarti. Cioè. Io ho ancora fame. Zaglio, tu l'avresti messo in porta un 95 come Monaco, come ha fatto Luca Eboli dalla prima giornata di campionato, dopo l'infortunio di, di Fabio. Beh, Diego l'avevo già visto lo scorso anno in eh, juniores, per cui sì, indubbiamente sì, qualità ne ha tantissime. Io quest'anno, in alcune occasioni, sto facendo anche di peggio, per cui. Schierando del 97 in porta. Ne parleremo più. poi certo. nel dettaglio. Però, dal mio punto di vista, il ragionamento è sempre lo stesso. Se il ragazzo merita e se il ragazzo dimostra personalità, oltre che le qualità, evidentemente, certo. eh, però mh, ci può stare. Poi, magari, magari per esperienza perdi qualcosa. Sicuramente, in esperienza, perdi qualcosa. Però, magari un po' di sfrontatezza in più. Insomma, buffone insegna, insomma. Direi che no, non è Poi penso che abbiamo avuto prima, pochi minuti fa, insomma, degli esempi anche importanti. Forse, da questo punto di vista devono cambiare un po' le mentalità delle società. Cioè ci sono squadre come Lasti, è vero che non, non li hanno trovati per strada, voglio dire, no. eh, dei 95 da mettere nel giro della prima squadra. No, no, no assolutamente. Loro, loro ci credono. Loro, Lasti ci crede. È una di quelle società che ci crede, ma come ci crede il top 5? Eh, certamente, come ci credono i Bassotti da, da anni, non, non certamente da, da ieri, eh, come ci sta credendo tantissimo, lo sportiamo, eh, in realtà ci ha sempre creduto. Riformulo. Ci ha sempre creduto. Poi a ah, momenti alterni, però ci ha sempre creduto. No, Tocchiamo volta. questo tasto. Va. Diciamo momenti alterni, perché quello che hanno oggi i Bassotti, poteva, poteva. Poteva essere lo sportiamo, lo sa ecco. benissimo anche Luca Eboli. Perché eh, allora svela Perella è Perella, che... Perella è bugiera, lo sportiamo. Perella è esordito cioè parliamo di gente che ha esortito esordito 15 16 anni. Perella a 16 anni giocava in C1. Poi... Anche forse Buggeno non ricordo, Perella sicuro qualche partita l'ha fatta, Buggeno non ricordo. 15 anni Perella giocava in Under 21 e ha fatto i quarti nazionali, eh. e Buggeno con rim... quelli 4-5 anni più grandi di lui, parliamo del 2006-2007, se non sì. ricordo male. Tu sì, giusto? Sì, sì. Perciò erano lo sportiamo, eh? Le rimpiangi? Ma... <ride> un pochino purtroppo, ma no, però le bugie. Ma io eh. sono contento per loro, sono contento che siano rimasti tutti i Bassotti. Luca Eboli lo sa so benissimo perché ci sentiamo sempre anche l'anno scorso. Voglio dire, hanno fatto il gruppo, sono contentissimo di quello che hanno fatto. Io ho fatto una scelta diversa. Cristian, eh, secondo anno di travagli in casa Sportiamo, ci dai un po' la temperatura di questo spogliatoio dopo tutte queste difficoltà? No, la cosa importante è che comunque il gruppo è unito: abbiamo no, un bel gruppo perché molti arriva, arriviamo da Rossa quindi ci conosciamo già. Eh, alcuni elementi sono nuovi diciamo tutta la squadra nuova mh, giustamente eh, aveva un altro tipo di gioco a rosta confronto a quello che fa il mister quindi dobbiamo dic diciamo mescolare di nuovo il tutto e sperare di venirne fuori Luca invece le parentesi negative tipo savigliano sono alle spalle ormai per i bassotti ma, ma alle spalle eh. Purtroppo sono, sono punti, più che Savigliano sono i due punti persi a Rosta secondo me, perché Savigliano purtroppo eh, abbiamo, forse più che altro ho sbagliato io a metterli in campo, mi assumo tutte le responsabilità. Nel senso che non dovevi farli entrare? <ride> no, nel senso che abbiamo sbagliato l'approccio alla gara, e, e però quella partita voglio dire ci sta. Eh, mentre i due punti persi a Rosta mi... Danno un po' più fastidio, eh. Certo. E tra l'altro Sporting Rosta che affronterete giovedì nella eh. gara di, di ritorno di, di Coppa Italia. Cosa eh. ti aspetti? Beh, noi siamo sotto di due gol, sicuramente ci proviamo. Allora andiamo a leggere con l'aiuto di Elisa i risultati di C1 che dovresti avere sotto mano. Certo. Se sì, non meglio, se non ce li hai te li passo io. ok Grazie. Perfetto, i risultati dell'ottava giornata, campionato Serie C1. G3 Happy Time, Alessandria, non abbiamo risultati. Ne parliamo adesso quando è finita la classifica. Perfetto, ehm, i bassotti sportiamo vincono 7-1. Libertas Astense Savigliano 8 a 1. MF vince eh, Sporting Rosta 8 a 4. Don Bosco Caselle vince in casa del top 5, 4 a 3. Vaccheria eh, perde scusate, contro eh, il Fenalc per 0 a 3. Per quanto riguarda la classifica completa, eh, Libertas Astense 21 punti i Bassotti 19, Fenalc 17, per quanto riguarda Savigliano, MF, Don Bosco Caselle 14 punti, Top 5 13, Vaccheria 11, Sporting Rosta 8, Alessandria 3 e G3, P-Times e Sportiamo 0. Ecco purtroppo in G3, Happy time Alessandria pare che la partita sia stata sospesa 5 minuti dalla fine per un episodio abbastanza depercabile c'è stato un accenno di Rissa in campo che poi si è tramutato in qualcosa di più grave l'Alessandria ha abbandonato il campo e adesso quindi vedremo sui prossimi comunicati i provvedimenti eventuali del giudice sportivo insomma se è successo qualcosa ci auguriamo che la giustizia sportiva in questi casi faccia il proprio corso eh, approfitto della presenza però di Luca eh, di Nicola Caprio, ti chiedo scusa. Eh, per chiederti del top 5 mm -hmm. di una sconfitta alla quale non so se hai assistito, ma insomma ti avranno detto. Nel Mi caso. hanno raccontato, non c'ero, e anche lì è sempre un discorso legato ad episodi. Mm. Quindi, mm. poi giochi nel tuo campo di casa dove teoricamente dovresti essere avvantaggiato, giochi contro una promossa. Mm. Eh, dove sicuramente dovresti avere già un divario Però poi dopo magari c'è qualcosa che non funziona C'è qualcosa che non va eh, Ripeto, magari loro ci mettono un po' pizzico di grinta in più E poi il risultato è evidente Cioè purtroppo magari <coughs> sono quelle tipiche partite che perdi e, non, e magari non sai il perché, perché non riesci a valutare appieno gli episodi che vanno a favore dell'altra squadra. Lo puoi fare a mente fredda, correggendo, come diceva Max prima, eh, durante gli allenamenti. Però la classifica è abbastanza chiara, cioè molto stretta. Sta ecco, a vedere... non preoccupa un po', però... Mm, sinceramente per come, mm. per come ho visto io i ragazzi della prima squadra Sinceramente no Ripeto, io mm. ho detto qualche settimana fa Che secondo me è un gruppo che può tranquillamente ambire ai piani alti mm. delle, Della classifica e Vinci due partite, sei, sei a livello del Fener Che è terzo in questo momento quindi, A 17 punti, ha 4 punti da voi quindi se non sbaglio Sì eh, Luca mh, ti piace questa classifica? Te l'aspettavi dopo otto giornate? Beh, la classifica mi piace. Eh, Anche perché là. tu hai sempre detto che non ambivi a vincere, quindi. No, io ho sempre detto come ribadisco che la Stense e il Penalch <ride> sono favorite perché hanno più possibilità economiche delle altre squadre. E, e continuo a dirlo. Certo. Eh, Nicola tu sei d'accordo? L'abbiamo detto l'altra volta quando sono venuto due settimane fa eh, Libertà Sastense e Fenark hanno eh, quei mezzi che probabilmente magari altre società sopperiscono eh, eh, come i Bassotti con, eh, con il gruppo che portano avanti da anni quindi chi non li vorrebbe bugie per l'Helminchillo in squadra eh, o come anche il Top 5 stesso che continua a fare del gruppo la propria forza la compattezza senza avere per forza dei leader in squadra ma tanti, tante persone Palma eh, non hai ancora visto la stense hai detto ma i bassotti secondo te possono vincere questo campionato eh, non ho visto la stense però la squadra dipende solo da quello però. è la squadra che mi ha impressionato di più anche se il Savigliano nella partita che ha fatto con noi a, a Grugliasco mi ha fatto una buona impressione una squadra molto esperta. Squadra che sa ripartire, voglio dire, abbastanza buona. Non al livello dei Bassotti, chiaramente, però di quelle che ho visto fino adesso i Bassotti mi ha dato proprio l'impressione di essere una grande squadra. Allora chiudiamo questa parentesi sulla C1, ci prendiamo un attimo di pausa e tra poco ci ritroviamo qui. Real e Santa Rita. Amici Sportivi di Spazio 5, siamo in compagnia di Matteo Strances giocatore del Santa Rita. Matteo, il risultato che parla da sé? Sì, eh, questa sera siamo andati bene, però dobbiamo continuare così perché abbiamo mollato altre partite e potevamo avere punti in più. Eh, stasera diciamo, è stata facile, però non, eh, anche per eh, magari qualche svista arbitrale, perché qualche fallo poteva fiscarlo per gli altri, c'era cioè, era giusto, però è andata bene così. Il campionato è ancora molto lungo, la classifica non è totalmente rosea ancora per voi, però potete fare bene. Sì, eh, diciamo abbiamo lasciato un pareggio, vi, stavamo vincendo 6 a 2. Eh, abbiamo pareggiato 8 a 8, quindi quelli lì erano tre punti assicurati. Un altro pareggio, quindi potremmo avere altri due punti. Sì, il campionato è lungo per fortuna, quindi noi puntiamo sicuramente ai playoff. Eh, vogliamo arrivare lì, è il nostro obiettivo, quindi faremo di tutto per arrivarci. Il vostro primo anno di federazione dopo una serie di tornei amatoriali negli anni passati, le vostre aspettative per il proseguo? Eh, beh. Puntare alla serie maggiore penso che sia impossibile perché a parte che non siamo economicamente alla portata, eh, però vogliamo arrivare ai playoff, quello sicuro, cioè giocarcela fino alla morte con le altre squadre e eh, far bene, provare schemi, provare cose che agli altri campionati non potevamo provare perché cioè, non è che mi vanto però eravamo un po' più superiori agli altri, quello sì. Siamo in compagnia di Cristian Ariafina, giocatore del Real Frassati. Cristian, da parte vostra parecchi errori di disattenzione. Il mister vi ha chiesto di giocare in un determinato modo e prontamente non l'avete fatto. Che cosa è successo questa sera? Stasera non abbiamo proprio giocato. Siamo partiti male, senza convinzione, eravamo molli. Subito, via, tre gol. Non, eh, poi non riusciamo a buttarla dentro, non facciamo un secondo palo. Siamo un po' indietro ancora, dobbiamo ancora migliorare su molte cose. Le ultime partite, almeno sulla Grinta, erano andate meglio, oggi un passo indietro abbiamo fatto, però sono fiducioso, dai, i ragazzi è il primo anno che fanno federazione, quindi si devono un po' adeguare al ritmo e soprattutto al contatto fisico, che nelle, nel time out, negli altri campionati amatoriali è un po' più allentato, un po' più, un po più tranquillo a giocare mentre qua i falli non si fischiano, solo se ti prendi veramente la gamba di fallo, loro non sono abituati. <ride> per il resto spero veramente che da ora in poi ci mettiamo sotto, soprattutto con la cattiveria, perché poi gli schemi, il resto, il gioco viene dopo. L'importante è rimanere in campo e non aver paura degli avversari, tutto là. Avete comunque una rosa estremamente giovane? Eh sì, infatti... Quello fa molto, nel senso i contrasti sono... gli avversari sono tutti molto più spessi, molto più alti, e quindi anticipare per molti di loro è ancora un po' difficile, nel senso non sono abituati. Però su quello un po' stiamo migliorando anche se oggi, oggi non c'è stato nulla perché fisicamente ci hanno sovrastati, nel senso. Non c'era un anticipo, non, eh, non riuscivamo a tenere palla, avevamo paura, non stoppavamo la palla, non, non facevamo il nostro gioco. Quindi oggi proprio <ride> da dimenticare, però per quella prossima partita dobbiamo ricominciare tutto qui. <ride> Arrivi da una realtà come il CRD, come ti stai reinventando a Real Frassati? No, io il CRD mi trovo bene, poi è andata, come tutti sanno, finita e si è chiusa la squadra, quindi noi dell'under e poi prima squadra squad ci siamo tutti divisi un po' in giro. Qua mi trovo bene, è un bel ambiente, i ragazzi, con i ragazzi mi trovo bene, solo che è tutto da incominciare, nel senso bisogna incominciare dalle basi, gli schemi base, il gioco, bisogna incominciare dalla fase difensiva. Eh, giocando anche eh, rispetto al CRD si giocava sempre all'interno, giocare sull'esterno è un po' diverso, i tempi di gioco sono molto diversi, quindi anche per me è un riabituarmi, non è solo per loro purtroppo. Eh, quindi fac sto facendo un po' di fatica, ma piano piano mi spero di ritornare a giocare decentemente normalmente, come giocavo prima. Eccoci quindi a parlare di Serie D in quest'ultimo blocco. Massimo Zaglio, eh, l'unico con cui possiamo parlare di questa partita perché da parte del Santarita non si è presentato nessuno, una presunta epidemia di febbre ha colpito... Questa squadra e quindi questa sera non c'è nessuno con noi Un peccato perché la parità l'hanno vinta loro Esatto eh, Prima di parlare della partita però vorrei che Elisa presentasse anche gli altri ospiti del Real Frassati Certo um, Matassa Gabriele, giocatore degli allievi della prima squadra Buonasera Caputi Marco, direttore sportivo del Real Frassati Buonasera E Chiara Cucu, um, giocatrice della squadra femminile Buonasera, Buonasera. Benissimo, allora Max ci parli di, di questa partita. Partita a senso unico, Santarita ha assolutamente meritato di vincere e noi dobbiamo crescere, 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 crescere. Punto, direi che la disamina si può fare in maniera abbastanza semplice. Benissimo, possiamo andare a casa quindi. Esatto. Perfetto. No, allora eh, intanto leggiamo magari anche gli altri risultati del girone A e del girone B di serie D e poi parliamo ancora con i nostri ospiti. Deportivo Valtournange vince 5 a 3. Santarita Real Frassati 12 a 2. Play Moncalvo Vecchia San Benigno 15 a 2. Rivarolo Tempo Casa Pro Casal Borgone 4 a 7. Vince quindi il Pro Casal Borgone. Uh, Sportidea Caledua Real 909 uh, pareggiano 7 a 7. Sporting Incenisia Pro Vercelli 1 a 4. Borgo Nuovo Befed Mani Amiche Luna Rossa 14 a 1 Per quanto riguarda la classifica Playmon Calvo e Deportivo 15 punti Borgo Nuovo Befed e Pro Vercelli 12 punti Pro Casal Borgone 9 punti Real 8 punti Santa Rita Sport in Cenisia Valturnanche 7 punti Sportidea Caledua 4 Rivalolo Tempo Casa Mani Amiche Luna Rossa 3 Real Frassati e vecchia San Benigno, 0 punti. Andiamo a vedere cosa è successo invece nel girone B. Per quanto riguarda il girone B, eh, la squadra femminile Juventus Torino eh, vince 7 a 4 sulla squadra grosso. J Stars, Saturnio Moncaglieri, 3 a 1. Olimpia vince contro Martianese, 5 a 3. Nuova Sant'Ambrogio, Sanremo, 72 pareggiano con 3 a 3. Cafasse eh, perde scusate, contro Olimpic eh, 7 a 9, eh, Bardonecchia e Villarbasse 7 1, Real Park San San, Sangonese-Boschetto 9 6. La classifica femminile Juventus Torino 15 punti, Olympic e Real Park 12, Bardonecchia 10, Olimpia e Villarbasse 9 punti, Nuova Sant'Ambrogio 8 punti, J Star 7, Saturnio Moncalieri 6, Sanremo 72 5, Cafasse Grosso, Sangonese Boschetto 3 punti, Martignanese 0 punti. Ecco Massimo, abbiamo visto anche la vostra classifica, era nei programmi, cioè chiaramente magari uno si aspettava qualcosa di meglio, ma era nei programmi magari partire con queste difficoltà. Eh, sì, le difficoltà erano Previste, eh, poi è evidente come dicevi tu che tutti speravamo in una partenza certamente migliore, eh, almeno tre punti dovevamo farli, questo è poco ma sicuro e insomma, su questo non c'è alcun dubbio. Eh, però, però, però rimango convinto di, di questa squadra di questa società eh, che ho avuto modo di conoscere ormai quattro anni fa quando Maurizio Perà. Eh, mi propose di conoscere il buon Marco Caputi e eh, mi disse parla secondo me è una persona con cui merita fare quattro chiacchiere perché loro hanno un progetto e visto che in queste puntate spesso si è parlato di progetto certo. eh, ma di progetti non è che se ne vedano tantissimi ecco in questo caso ne ha in questo. qualche caso sproposito eh, ecco in questo caso di progetto si può parlare e quest'anno quando ho deciso di prendere via dell'MF eh, la prima chiamata che ho fatto è stata proprio a Marco, dicendogli: Hai bisogno di qualcuno? Se hai bisogno di qualcuno, mi metto a tua completa disposizione perché credo che possano, che, che, che possano fare molto bene. Ecco, sul perché sei rimasto senza squadra, adesso ci ritorniamo tra un minuto. Prima, però, vorrei chiedere a Marco di eh, illustrarci il progetto Real Frassati. Grazie a voi di esserci. Eh, il nostro progetto è un progetto che ormai va avanti da tanti anni, in realtà, anche se siamo ancora un po' sconosciuti, perché sono sette anni ormai che lavoriamo. Eh, siamo nati all'interno di un oratorio come in realtà parrocchiale, e per fortuna siamo riusciti in questi anni a mantenere i principi. Abbiamo sempre fatto calcio a cinque, cercando di fare del nostro meglio, però. Non, siamo una società che non considera tanto i risultati sportivi ma quanto questi ragazzi in, quest an in questi anni sono cresciuti prima di tutto come persone. E da questo punto di vista siamo contentissimi perché appunto da sette anni abbiamo sempre gli stessi ragazzi e ragazze che lavorano benissimo e soprattutto sono un gruppo unito, si divertono, sono molto amici tra di loro. E io ho, diciamo, davvero sono davvero orgoglioso di stare in mezzo a loro e poi ci sono stati anche parecchi risultati sportivi nel frattempo, quindi non possiamo sì. lamentarci di niente. I riscontri comunque poi ci sono perché insomma 60 tesserati circa, eh, una prima squadra in Serie D di cui stiamo parlando, però anche due squadre allievi, una squadra di esordienti, eh, due di giovanissimi e una squadra femminile di sì. cui abbiamo anche una rappresentante Questa. qui. Sì. Eh, sì, sì, noi appunto sette anni fa eravamo partiti con uh, una decina di bambini. Adesso quelli che sono allievi sono ancora quelli con cui eravamo partiti all'inizio: erano primi calci. E, e poi pian pianino abbiamo sempre cercato di costruire ogni anno una squadra in più, sempre partendo dai bambini più piccoli. E così siamo andati avanti per tutti gli anni, con un po' di difficoltà perché siamo una società in cui tutti quelli che lavorano sono volontari, e quindi trovare persone che si mettono a disposizione, che mettono a disposizione il proprio tempo gratuitamente non è mai facile. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di incontrare anche Massimo, che ci sta sicuramente portando un valore aggiunto dal punto di vista tecnico. E quindi insomma, andiamo avanti con questo progetto che è fondato su dei principi molto importanti, su dei valori importantissimi e poi sui giovani, certo, Massimo. L'anno scorso all'MF quest'anno eh, hai cambiato ma solo per la scelta tua? Assolutamente sì. Io continuo a dire che la scelta è stata mia, eh, non ho mai avuto nessun problema. Ehm, All'MF, anzi sono sempre stato molto bene. Con il presidente sono in ottimi rapporti a tutt'oggi, ci vediamo quando abbiamo occasione spesso di vederci di sentirci quindi nessun problema da questo punto di vista. Eh, lo scorso, alla fine dello scorso anno, quando sono state prese alcune decisioni ehm, che non mi hanno trovato d'accordo, ma d'altra parte ho sempre sostenuto e sempre sosterrò che chi paga decide. Cioè. Quindi, quando sono state prese certe decisioni che io non ho più condiviso, ho semplicemente detto che avrei preferito farmi da parte, ma senza nessun tipo di polemica. E, e basta. E quindi, ripeto, è assolutamente la cosa più amichevole che si possa immaginare. Tornando a parlare di Real Frassati, invece, volevo chiedere un'opinione a Massimo Iglina, che insomma anche lui è uomo di settori giovanili. E, vedere una realtà nuova che, che nasce e prova a crescere nonostante tutte le difficoltà che ci sono in Piemonte so, sorrido perché è da fine agosto che questo signore qua di fianco sì. mi fa una testa così con questa società <ride> e devo non dire sento. che sono molto contento perché lui mi ha spiegato qual è il progetto di questa, di questa società, mi ha spiegato quali sono i background da dove arrivano e, Cosa stanno facendo e credo che dovrebbero nascerne altre di queste realtà, perché la prima cosa che ho sentito dalle parole appena dette è proprio il ragazzo, il giovane: probabilmente anche dare un motivo a questi ragazzi per, per divertirsi, per crescere, per, per stare insieme. Quindi io devo dire che è un, è, fa piacere sentire queste cose. Poi i risultati non i risultati eh, arriveranno. Il risultato più grande che ho sentito adesso è quello di avere questi 60 passa ragazzi. Certo. Credo che sia ottimo. Perfetto. Uh, non riusciamo a eh, leggere i risultati di C2, eh, però Elisa ci deve ancora ricordare qualcosa? No. Sì, sì. sì. Okay. ci vediamo la prossima settimana. No, volevo eh, ah, no. ancora <ride> dire che eh, sul nostro sito potete trovare risultati, eh, sì, sì. classifiche. aggiornati e, in tempo reale. Perfetto. E quindi adesso siamo pronti per salutarvi e darvi un nuovo appuntamento a domenica prossima. E, e niente, a domenica prossima. Arrivederci a domenica.